Benvenuti a tutti. Oggi è domenica, 7 agosto 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Luna protagonista di una domenica movimentato. Chi vano inizia è a metà dell'opera e allora se vi siete alzati all'alba per partecipare a un'escursione in montagna o a una gita in barca, date un allegro buongiorno al sole nascente, garante di una bella uscita con una simpatica compagnia. Buona amica la Luna nel segno, in combutta con Plutone, Nettuno e Venere, promessa di serenità e fortuna. Ne avrete bisogno, perché qualche diavoletto rompiscatole approderà anche sul vostro cammino, in primo luogo Marte e Urano all'opposizione, mentre Saturno tenta di blindarvi nella morsa di una quadratura. Tutto si può fare, dunque, ma non immaginatevi un percorso senza ostacoli, qualcuno tenterà di rallentarvi, qualcuno addirittura di distogliervi dai vostri progetti. La piena riuscita di ciò che si desidera o si domanda al consulto, l'amore sopraggiunge, un progetto si realizza, un rapporto si concretizza. Risposta affermativa e positiva. Momenti appaganti in famiglia e tra amici, riceverete molto aiuto da amici, colleghi e conoscenti. Sarai di buon umore e tutti potranno contare sulla vostra proverbiale allegria. Oggi perdonate di cuore ad ogni torto che subirete e rispondete con un largo sorriso, vedrete le persone stupirsi e rendersi disponibili per tanti chiarimenti. State trascurando troppo la salute, dovreste avere più cura del vostro stato di salute e procedere a controlli periodici. Avete una vita poco regolare e alcuni di voi sono afflitti da stress. Non tiratevi indietro in una discussione che oggi vi vedrà quasi da protagonisti, mettete in chiaro le cose e non cercate lo scontro a tutti i costi, ma chiarite bene la vostra posizione. Le cose miglioreranno solo se lo vorrete davvero. In amore cercate di non esasperare una situazione già piuttosto aspra. Non vi curate oggi se il giudizio degli altri riguardo il vostro atteggiamento è severo, badate piuttosto di rigare dritto per la vostra strada e, anzi, di accompagnare la presente giornata con ogni sforzo utile per realizzare i vostri progetti. Aspirate ad una professione migliore ma adesso sarebbe meglio accontentarsi. In futuro ci saranno opportunità più allettanti. Giornata caotica. Serata indimenticabile. Affetto e regali potrebbero arrivare inattesi. Sarai richiestissimo. Amici affettuosi ti faranno un invito interessante. Buon umore. Esci. Socializza. Accetta gli inviti che ti faranno. Evitiamo in amore atteggiamenti suscettibili, fanno guai. La vostra reputazione in questa giornata è al sicuro, ma dovete continuare a proteggerla, a costo di risultare antipatici agli occhi degli altri. Avete lavorato tanto e non potete mollare proprio ora che il tempo stringe. Anche andare a mangiare in un posto nuovo potrebbe aprirvi la strada verso un nuovo modo di vedere le cose, più aperto e disponibile. Nuovo giorno d'agosto che nasce sotto buoni influssi planetari. Venere stabilmente ospitata nel segno vostro amico del Cancro, propone un considerevole miglioramento del vostro aspetto fisico, specialmente se siete in vacanza e dunque avete un look solare, abbronzato e salutare. Gli scorpioncini nati nel mese di ottobre hanno l'occasione di riprendersi dalle fatiche invernali liberandosi di tossine morali e materiali. Le opportunità per tornare ad essere felici non mancheranno di certo. Se ultimamente vi sentite soli, avrete modo di recuperare. Mettetevi in gioco senza rimore o timori. Prendete delle situazioni e trasformatele in qualcosa di più interessante di quello che sembrano. Sicuramente dovrete impegnarvi molto, poiché non è una impresa semplice, colpire qualcuno con qualcosa che non ha colpito nemmeno voi. Tuttavia, avete le potenzialità per convincere chiunque a diventare davvero molto migliori di quel che sono, quindi non avrete problemi a imbellettare qualche idea che, a primo acchito, potrebbe sembrare balzana. Domenica di luna crescente al primo quarto, oltretutto nel vostro segno. Pronostico che di primo acchito suona felice, ma considerando l'esplosiva opposizione di Marte e Urano, gelosi e possessivi quanto mai e come se non bastasse anche la doppia quadratura del Sole e di Saturno, la felicità di questo domenica vacanziero si riduce a un quarto e poi ancora a un quarto.
a tirare un po' sulle sorti solo il doppio trigono acquatico di Venere e Nettuno, amici anche tra loro. La dea dell'amore vi parla di incontri fatali in viaggio, il dio dei palazzi sottomarini, dei delfini e delle sirene di profondità interiori, ispirazioni creative, talenti da scoprire. Ed è su queste immagini felici che vi dovrete focalizzare, cancellando tutto il resto. Bando ai timori, e viva le speranze! Amore ed Eros. Litigiosi col partner per colpa delle rispettive famiglie, una madre possessiva e una terribile suocera, causa di tensioni e malumori. Il sentimento c'è ma resta nelle retrovie, avreste proprio bisogno di una vacanza voi due da soli, o al massimo con i vostri pupi. Ma per una parentesi veramente romantica, indispensabile per ritrovarsi, lasciateli in custodia ai nonni, questo weekend potrebbe essere il momento magico per recuperare l'intesa. Cari Scorpione, le opportunità per tornare ad essere felici non mancheranno di certo nel corso delle prossime ore e dell'intero weekend. Se ultimamente vi sentite soli, avrete modo di recuperare. Mettetevi in gioco senza timori. Slancio e intraprendenza sono le vostre parole chiave per questo periodo. Cercate di non partire prevenuti nelle situazioni che si presenteranno sul vostro cammino. Marte e Urano in angolo disarmonico nel segno della passione, il Toro, se siete nati nella seconda decade, vi rendono insofferenti al vostro attuale legame fisso. Sentite un pressante bisogno di evasione di aria nuova. Provate a distrarvi con nuove frequentazioni e a fare luce dentro voi stessi. Se siete invece Scorpioni nati tra il 6 e il 12 di novembre, fate attenzione ai fatali colpi di fulmine sulla spiaggia che oggi vi possono cogliere di sorpresa. Lavoro e denaro? In gara difficile che la vittoria sia dalla vostra parte, le potenzialità fisiche e di squadra ci sono, ma qualcosa sul più bello interviene a stroncare le vostre illusioni. Improprio impegni dell'ultimo minuto vi trattengono anche oltre l'orario di chiusura, possibile anche lo scontro con un avventore spocchioso e pieno di pretese, ma poiché è noto che il cliente ha sempre ragione, con un sospiro vi apprestate ad ascoltare le sue lamentele, cercando di appianare il problema con garbo. Se venite messi in difficoltà da una provocazione di un superiore o di un collega, non dimostrare il vostro malessere, ma cercate di ripagarlo con la stessa moneta. Nettuno in angolo magnifico dal segno artistico dei Pesci vi permette di rivolgere i vostri interessi culturali verso poesia, musica, fotografia. Se festeggiate il vostro compleanno tra il 9 e il 12 di novembre avrete modo di apprezzare alcuni eventi e manifestazioni che si tengono durante la stagione estiva e di condividerli con gli amici di sempre. Benessere. L'energia vitale c'è ma oggi appare bloccata, esprimendosi solo a tratti con crisi di nervosismo e il tentativo di recuperare il tempo perso in settimana, assorbiti dal lavoro. Mal di stomaco e inappetenza da stress, la linea ci guadagna ma l'umore no. Per tirarvi su trascorrete una bella giornata immersi nel verde, tanto per cominciare a tamponare la stanchezza, poi se non l'avete ancora fatto, prenotatevi una vera e propria vacanza, mare o lago naturalmente, perché l'acqua è il vostro elemento. L'allineamento planetario di oggi ti fornisce supporto e ti dà la possibilità di stabilizzare l'energia emotiva attraverso l'attività fisica. L'esercizio che ottieni tonificherà e rafforzerà i muscoli e, a sua volta, ti sosterrà quando affronterai sfide inaspettate della vita. Per lei, fine di una storia iniziata zoppicando e andata di male in peggio. Non avete ergastoli da scontare, perciò aprite la gabbia a cui vi siete condannate da sole, la libertà vi aspetta. Per lui, attenti al sedicente amico che vi propone l'affare del secolo, inizia con fare complice, ma poi cambia tono smascherandosi. Tutto chiaro, l'affare lo farebbe lui, voi no. Colore delle emozioni, blu elettrico. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 8. Finanze, 6. Benessere, 7. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.